Armando Madonna. 0-0 invece, come vi stiamo raccontando, tra Napoli e Milan, via via tutte le altre sfide caratterizzate anche, e questa volta, da un doppio appuntamento nella giornata di domani, che vedrà in campo Roma e Juventus rispettivamente per i primi impegni di campionato. Stop alle chiacchiere, è arrivato il momento di far parlare il rettangolo verde, linea nuovamente a Napoli per il secondo tempo di Napoli-Milan. Buon divertimento. Da Expert compri il notebook e ti regalano la stampante. Da Expert compri il notebook Acer Aspire 3 col nuovo AMD Ryzen a soli 479 euro. E la stampante fotografica Epson è in regalo. Grazie. Expert. Ti aspetti sempre con voi. Non importa la sfida. Per dare il meglio, devi sempre migliorarti. Nuovo Gillette Fusion con 5 lame super scorrevoli. Per una rasatura che neanche senti. Gillette Fusion 5, il meglio di un uomo. Nuovo Kia Sportage, sempre più inconfondibile. Sempre più performante. Sempre più tecnologico. Nuovo Kia Sportage, sempre più Sportage. Tuo da 250 euro al mese tutto incluso. Scoprilo nelle concessionarie Kia anche sabato 15 e domenica 16. Qualità garantita 7 anni. Kia, the power to surprise. Quando il gioco si fa duro, c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. La novità dell'anno, Sky è arrivato anche sul digitale terrestre, senza cambiare la tua tessera. Sky Calcio, con lo spettacolo della Serie A. Ogni giornata 7 partite su 10 in esclusiva, anche in HD. Sky Sport, con le partite delle italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League. Sky TV, con il cinema, le serie TV e X Factor. Una grande offerta imperdibile, solo fino al 16 settembre. L'offerta completa di Sky del digitale terrestre a soli 34,90€ al mese. Prezzo bloccato per 12 mesi. Cosa aspetti? Chiamaci 02 50 50. Vai oltre la solita idea di SUV. Oltre ogni confine, con 2008, per dominare città e montagna. Oltre le strade conosciute, con 3008, il SUV Hi-Tech. Oltre ogni limite di spazio, con 5008, il grande SUV 7 posti. Su Peugeot, mai la tecnologia si è spinta così lontano. Oggi, gamma da 169 euro al mese, con la certezza del valore futuro garantito e 3 anni senza pensieri, anche domenica. Peugeot. Qualunque sia la sfida, non farti ostacolare, neanche dalla forfora. Head & Shoulders Men Ultra. Combatte forfora, prurito e capelli grassi. Mostra il tuo coraggio in testa. Tutti nasciamo curiosi e inarrestabili. Tutti nasciamo 4x4, ma poi tutti cresciamo e troviamo un nuovo stile. Cerchiamo nuove tecnologie e nuove sfide. Ma la nostra anima resterà 4x4. Per sempre. Nuova Jeep Renegade. Tua a 18.900 euro. Con B-Smart e valore futuro garantito. Nuova Renegade. Da oggi in concessionaria. A settembre sempre aperti. Da Expert compri il notebook e ti regalano la stampante. Lenovo IdeaPad 330S. A 599 euro. E la stampante fotografica Epson è in regalo. Grazie. Expert. Ti aspetti sempre con voi. Bentornati amici di Sport Italia allo stadio Iagnello di Frattamaggiore. Sta per cominciare il secondo tempo di Napoli-Milan, gara valida per la prima giornata del campionato Primavera Team 2018-2019. 0-0 finora il punteggio, gara che ha visto un palo a testa colto dalle due squadre, più una grossa occasione per il Napoli con Palmieri disinnescata dal portiere del Milan Soncin. Gianluca Savoldi, primo tempo equilibrato. A tratti il Milan ha provato a fare la partita utilizzando le sue qualità, il Napoli però ha risposto piuttosto bene, la situazione di pareggio riflette bene quello che si è visto in campo. Sì, è giustissimo, pari non fa una piega come aver detto fino a questo momento, però effettivamente come hai detto tu c'è stato qualche tentativo più organizzato da parte del Milan di provare a incidere e a far male. Napoli a quel punto ha cercato qualche varco alle spalle del Milan, cosa che all'inizio sembrava essere invece una storia all'inverso. E non tantissime occasioni, però sicuramente questo merito, ripeto, anche delle grandi attenzioni di entrambe le squadre,
dell'interpretazione corretta dei giocatori in campo, nonché dei loro, delle loro guide, gli allenatori Barogno e Lupi. Eh sì, anche due ottime difese e due ottimi portieri, sia ed Andrea che Soncin si sono già messi in luce con diversi interventi importanti in questo primo tempo. Abbiamo detto anche nel corso dell'intervallo di due fattori importanti, intanto quello dei cambi, perché comunque fa anche abbastanza caldo a Napoli, è un momento dell'anno in cui ancora conta anche la preparazione atletica per caldo, e vedremo come saranno utilizzati i tre cambi a disposizione dei due mister, considerando il fatto che appunto il Milan ha dovuto già utilizzarne uno con Ruggeri che è subentrato a Merletti. E poi il fattore Youth League, il Napoli giocherà fra quattro giorni, è vero che si tratta comunque di ragazzi giovani, c'è tempo per recuperare, però chissà se la testa dei giocatori e anche di Barogno per come utilizzerà i suoi cambi un pochino saranno magari anche col pensiero a quella partita. Non dovrebbe, non dovrebbero essere distratti, però è innegabile che per questi ragazzi una Youth League è un'opportunità, una vetrina altrettanto, perlomeno altrettanto così ambita e pensata come quella che oggi stiamo vedendo sui nostri monitor, e quindi può essere che qualche distrazione ci sia da questo punto di vista. Sono comunque portato a pensare che, come dicevo prima, la grande concentrazione in una prima di campionato come questa è sicuramente anche una condizione da entrambe le squadre, a parte di entrambe le squadre non ancora probabilmente ottimale, ne fa uscire un incontro molto equilibrato. Però abbiamo imparato che il calcio e il suo bello è proprio questo, che magari tra tre minuti o dopo tre minuti all'inizio del secondo tempo stiamo già raccontando delle altre cose, per cui insomma non possiamo distrarci e pensare che la storia sia la stessa del primo tempo. Anzi, devo dire la verità che proprio nei primi minuti, in virtù di questo break che ci voleva con una temperatura così calda, mi aspetto qualcosa, ecco. Eh sì, vediamo se qualcosa accadrà al più presto. La gara è cominciata subito con diverse occasioni, con il Napoli che ha tentato un paio di tiri verso la porta di Soncin nei primissimi secondi della partita, poi sono arrivati appunto i pali, quello di Tonin per il Milan e quello di Perini su colpo di testa per il Napoli. Qui vediamo Claudio Manzi che ha offerto una prestazione difensiva molto positiva nel corso del primo tempo, in cui in generale sono state le difese ad essere protagoniste, a fare da padrone. Napoli che, come vedete, in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra, e vedremo anche poi quanto aspetterà Barogno a effettuare i primi cambi. Sì, a questo punto possono essere, come hai detto giustamente tu, i tre cambi anche la chiave, perché se può un allenatore incidere in una gara può farlo soprattutto sotto questo aspetto, perché in campo ci vanno i giocatori e ha voglia di stare lì a gridare e a guidare, il volante ce l'hanno i giocatori, quindi però c'è l'opportunità con i giusti accorgimenti, individuando quelli che sono i giocatori che possono dare maggior fastidio all'avversario, a cambiare il volto della gara. Comincia il secondo tempo con il Napoli che non riesce a trattenere in campo questo pallone, rimessa a Milan con Alberto Barazzetta pronto con le mani a spedire la palla in avanti, colpo di testa di Perini e palla che Palmieri cerca invano di tenere in gioco. Ancora Milan pronto per effettuare la rimessa, ricordiamo Milan lo scorso anno fuori dai playoff per due punti, ne ha fatti 44, due in meno della Juventus che ha chiuso il campionato in sesta posizione. Milan che avrà peraltro ha un calendario piuttosto complicato in questa prima parte di campionato, perché avrà la Roma in casa e la Juventus in trasferta nelle prime tre giornate, quindi subito una serie di debutti con il fuoco per mister Lupi e i suoi ragazzi. Sì, notevole il calendario, notevolmente difficile. Devo dire che avendo seguito spesso il Milan l'anno scorso, campionato primavera in generale, ma devo dire il Milan mi è capitato più spesso di vederlo di altre squadre, per ovvie ragioni sono così a due passi dal loro stadio, il loro centro sportivo, e quindi devo dire che poi in casa giocano a Solbiate, quindi insomma comunque appunto il loro stadio, chiamiamolo così, e devo dire che poi il Milan ha disputato buonissimo campionato, poi probabilmente non avendo, essendosi staccato dalle
perso un calcio d'angolo, essendosi staccato dalle prime posizioni, probabilmente c'è stato un rilassamento finale in concomitanza appunto con la finale della Coppa Italia, che come diciamo prima è stato un impegno che ha distratto un pochino i giocatori. Però devo dire, mentre la Juve era partita in sordina, non sembrava potesse arrivare fino in fondo, invece è arrivata a dare parecchio fastidio, perché insomma poi in fondo ci è arrivata. Milan che batte questo calcio d'angolo da sinistra, pallone piuttosto lento, spedito in mezzo, difesa del Napoli che allontana, anche se Barazzetta può alimentare l'azione allargando per Capanni che affonda uno contro uno con Mezzoni, lo insegue il numero 7 del Napoli, doppio intervento e palla messa in fallo laterale da Francesco Mezzoni. Insiste sul fronte offensivo sinistro il Milan con ancora Barazzetta che con le mani è pronto a rimettere in campo il pallone, Baronio lì vicino a dare indicazioni alla sua difesa, palla che torna nella zona sinistra offensiva del Milan, il cross da parte di Barazzetta, Napoli che allontana ancora Milan, però Napoli che adesso cerca la ripartenza, salta Sgarbi ma non può arrivare su questo pallone, è invece Palmieri che lo controlla, va a cercare la profondità ma la palla termina innocua fra le mani di Soncini. Ottima lettura, era già nella posizione giusta Soncini per non lasciare nessun tipo di spazio, un altro portiere probabilmente giovane, anche giovane come lui, ci avrebbe messo un pochino ad arrivare lì, insomma non sarebbe già stato ben piazzato. Bravo Soncini. Perde palla adesso il Milan, Lovisa fermato da Villanova, l'ultimo a toccare il pallone è proprio il terzino del Milan, Napoli che effettuerà quindi la rimessa laterale, sarà il quarto minuto del secondo tempo a Frattamaggiore, Napoli che sta provando a rendersi pericoloso in questo avvio di ripresa, lo fa con Zanoli che effettua la rimessa laterale, ancora nessun cambio per la squadra di Baronio, cross di Sgarbi ribattuto, possibilità di calciare per Mamas, respinge la difesa del Milan, Napoli ancora in possesso palla con però una giocata da dimenticare da parte della squadra azzurra, palla scaraventata senza nessuna velleità da Senise direttamente su. Devo dire che in questi casi, in queste partite, il terreno sintetico, quando c'è grande equilibrio, non aiuta, ecco, a uno sviluppo del gioco fluido, perché il rimbalzo, come vedete, insomma, è sicuramente molto più importante, l'impatto del pallone da questi rimbalzi molto alti, quindi devo dire che in questo senso è un terreno veloce, ma non per questo facile, sono appunto traiettorie facili da governare. Ora qua si è fatto brutta caduta per Senese, gli ha fatto da ponte involontariamente Sala e Senese è andato a sbattere con la spalla sul terreno in modo piuttosto violento. Sì, lo stesso Sala ha preso una scarpata, ma ripeto, questo a testimonianza del fatto che nessuno dei due voleva poi far male all'altro, però sono quelle occasioni in cui si guarda solo la palla e non l'avversario e quindi poi alla fine purtroppo lo scontro è avvenuto, speriamo che il giocatore Partenopeo si alzi subito. Senese che peraltro è stato in prima squadra recentemente per sostituire Chiriches, infortunato, è un giocatore vicino comunque alla prima squadra del Napoli, classe 2000, nativo di Giugliano in Campania, ha fatto anche il ritiro a Di Maro con la prima squadra quest'estate, eccolo qui, si gli sposta proprio il piede Sala e ha perso, Senese, sì. Perso equilibrio e appoggio, quindi brutta caduta, però sembra tutto ok per fortuna. Eh sì, si rialza e cammina senza bisogno di aiuti fino al bordo campo il numero 6 del Napoli, 26 presenze lo scorso anno con la primavera, terzo anno per lui in primavera, quindi pur essendo un 2000 già una esperienza importante a questo livello, batte Manzi la punizione, colpo di testa ad allontanare il pallone da parte di Brescianini che poi prova ancora a giocarlo in avanti, a intercettare la palla, ci pensa Mamas, il tocco di Sgarbi che controlla in mezzo a quattro avversari, prova l'ingresso in area di rigore, si ferma, poi scarica sull'esterno dove c'è Gaetano, ancora il tentativo di Lovisa e la palla poi appoggiata all'indietro, Napoli che viene fermato però è Milan che cerca la ripartenza senza trovare la necessaria precisione in questo passaggio con la palla che si perde in fallo laterale. Sì, tornando a Senese, direi che il terzo anno testimonia la volontà, in primavera di fila testimonia la volontà del Napoli di promette di utilizzarlo con la prima squadra quest'anno. Attenzione adesso al Napoli, pericolosa questa situazione, tutto fermato però dall'intervento arbitrale con Zanoli che ha cercato di servire Palmieri, ma è stata evidenziata una posizione di fuorigioco e per questo motivo
Il gioco riprenderà con un calcio di punizione che sarà battuto dal portiere del Milan, Matteo Soncin. Settimo minuto del secondo tempo a Frattamaggiore, e Milan con Sala, fermato però dal Napoli, anche se c'è l'errore difensivo da parte degli azzurri, che di fatto regalano una rimessa laterale al Milan. Barazzetta pronto con le mani, si fa vedere Brescianini che scambia con il terzino del Milan. Ancora una palla intercettata e messa fuori dalla difesa del Napoli, Baroni lì vicino a dare indicazioni, Barazzetta la rimessa con le mani, la palla sorvola la testa di Sala, il Napoli in due tempi allontana il pallone, poi colpito di testa ancora da Brambilla, si lotta a centrocampo alla meglio Culotta che appoggia su Brambilla, poi Brescianini che si gira in modo elegante, allarga per Capanni, Capanni può puntare Mezzoni, le sue finte, Capanni cerca di girare l'angolo, palla deviata, forse con la mano, chiedono il rigore ai giocatori del Milan, l'arbitro fa segno che invece non c'è nulla di tutto questo, puntato poi su Barazzetta da parte di Palmieri e calcio di punizione adesso sì per il Milan. Sembrato parecchio sicuro il direttore di gara. Ha subito frenato qualsiasi tentativo di protesta, ovviamente dalla nostra nostra posizione, almeno io non so, tu Matteo non sono riuscito a entrare a vedere se effettivamente tocco ci fosse, ma devo dire che dai parametri di giudizio non mi sembrava ci fossero gli estremi per un calcio di rigore, perché forse la palla era stata toccata proprio in aria. Brescianini per l'esecuzione del calcio di punizione, rimane soltanto Gaetano in barriera, il Napoli allontana tutti gli altri giocatori per andare più vicini agli avversari posizionati al limite dell'area di rigore, pronto con il mancino, il numero 7 di Alessandro Lupi, batte Brescianini, pallone piuttosto corto che la difesa del Napoli ferma per poi allontanare, sbaglia però Gaetano, lo regala Barazzetta che a sua volta lo restituisce ad Andrea. In questa fase ancora un po' di errori in questa partita. Sì, un gioco non pulitissimo fino a questo momento, però ripeto, soprattutto a parte del Milan c'è grande attenzione. Eh sì, c'è anche la voglia di non farsi far male da parte della squadra avversaria, chiaramente la prima di campionato, e si pensa anche all'aspetto difensivo, si pensa anche a non subire gol, è già una partita questa che ha una posta in palio piuttosto importante, pur essendo soltanto la prima di campionato. Ruggeri intanto cerca di verticalizzare, anticipato là in mezzo Tonin, Napoli che non riesce a ripartire per l'intervento di Brambilla, poi fermato a sua volta a centrocampo, riparte il Napoli ora con la percussione, anche questa fermata da parte di Mezzoni, ancora Milan, allora Capanni si porta verso il centro, poi tocca per Brambilla, da Brambilla in avanti per Tonin, intervento arbitrale, fallo commesso su Alessio Brambilla. Mi era sembrato inizialmente l'arbitro stesse fischiando un fallo invece a favore del Napoli, invece, o almeno ho visto il braccio che indicava la direzione opposta, invece mi sono sbagliato, fallo per il Milan. Si ricomincia nella tre quarti del Napoli. Sì, con Culotta che tocca per Ruggeri, partecipano anche i difensori centrali del Milan a questa manovra. Brambilla non arriva però sul suggerimento di Culotta, il che espone il Milan al contropiede del Napoli che avanza. Attenzione a questa opportunità in area di rigore per la squadra azzurra con il tocco di Gaetano all'indietro per Sgarbi, fermato dalla difesa del Milan. Ancora ci provano e ci riescono i giocatori di Baronio con Zanoli a tenere in campo il pallone, ma senza però costruire nulla di buono. Milan che riparte, allora Brescianini con il mancino cerca il pallone lungo per Capanni, il cui controllo è ostacolato dalla difesa del Napoli, palla poi tenuta in gioco con il colpo di tacco da Sala che la serve verso Barazzetta, da Barazzetta per Ruggeri, poi l'appoggio in avanti di Ruggeri verso Brambilla, lo scambio con Brescianini, ancora Brambilla che serve Culotta va morbido a cercare verso sinistra, l'appoggio per Capanni, da Capanni la palla in mezzo, poi ancora Brambilla, ancora apre il gioco a sinistra ma non trova Brescianini, palla fuori rimessa per il Napoli. Abbiamo assistito al primo contropiede poco fa, eccolo qui, l'ho proprio chiamato, proprio primo contropiede davvero pericoloso della partita, bravi anche i difensori del Milan comunque a sventare un'occasione che era non era per niente male questa per gli attaccanti napoletani. Poi dopodiché il Milan ha ripreso il suo pallino in mano e sembra comunque ancora dominare, ma abbiamo avuto la prova del fatto che
non possono assolutamente stare tranquilli, soprattutto nel momento in cui sono nella metà campo avversaria, perché un passaggio sbagliato come prima potrebbe creare particolari problemi. Napoli che prova a distendersi a sinistra con questo pallone lungo per Lorenzo Sgarbi, fermato bene da una difesa del Milan puntuale per buona parte di questa partita. Culotta e poi il tentativo di avanzamento a sinistra di Barazzetta. Barazzetta prova a evitare Gaetano, poi appoggia in mezzo per Brambilla. Brambilla seguito da Palmieri, deve appoggiarsi sulla coppia centrale formata adesso da Ruggeri e da Culotta dopo la sostituzione per un acciacco fisico di Merletti. Ancora a sinistra Ruggeri va da Barazzetta, palla poi restituita all'indietro di nuovo a Ruggeri, che ancora serve Daniel Culotta. Culotta si ferma, trova vicino a sé Alessandro Sala, gli serve il pallone ancora a Ruggeri. Milan non vuole forzare nulla, sta molto attento a come costruire la manovra, non va a buon fine il dialogo tra Barazzetta e Capanni. Poi Barazzetta però subisce ancora un fallo, calcio di punizione per il Milan. Sta faticando il Milan a trovare un pochino di ampiezza per riuscire a muovere la struttura difensiva del Napoli su un lato per poi andare sull'altro, quindi sta girando palla ma sempre in zone centrali. Eccolo qua, vedi che Culotta la gioca da Ruggeri, adesso Ruggeri trova da questa parte l'esterno del Milan Barazzetta, che però ritorna un'altra volta lì, quindi non riesce a guadagnare campo su un esterno per poi ritornare dietro però una volta, quindi nei momenti in cui verticalizza come qui fa un po' fatica. Attenzione adesso però a Tonini in area di rigore, affrontato dalla difesa avversaria, cross in mezzo per il Milan, conclusione da parte di Frigerio, respinta dalla difesa del Napoli, tentativo di ripartenza con Sgarbi che deve aspettare però i compagni, li mette pressione addosso proprio Frigerio che commette fallo su di lui, calcio di punizione per il Napoli. È chiusa molto bene, ripeto, Napoli, quindi squadra con distanze molto corte, quindi diventa davvero difficile, devono riuscire, come dicevo prima, deve riuscire il Milan, se vuole trovare qualche varco, muovere un pochino di più la struttura difensiva da un lato e dall'altro della squadra partenopea per riuscire appunto poi a aprire e trovare la giocata in verticale. Finisce a terra Palmieri ma non c'è fallo sul numero 9 del Napoli, l'intervento di Culotta giudicato regolare e poi Bellanova che appoggia su Soncin, deve affrettare i tempi, complice proprio la pressione di Palmieri, colpo di testa da parte di Mezzoni, Napoli che manovra in mezzo, pallone poi allargato ancora in direzione di Mezzoni, la mette in mezzo di prima intenzione! Ciro Palmieri sblocca il risultato. Quell'ampiezza che ha trovato adesso il Napoli, anche se ripeto poteva sembrare una palla tutt'altro che pericolosa, però nel momento in cui è stata messa meravigliosamente bene dall'esterno azzurro, e molto bravo Palmieri, come dicevamo prima all'inizio, che sa sempre farsi smarcarsi in area, quindi farsi trovare solo. Vedi, su questa palla tutti guardano la palla e lui trova l'anticipo col sinistro e mette in sotto. 9 gol in 27 presenze lo scorso anno per Ciro Palmieri in primavera, il primo questo di questa stagione, era riuscito Soncin nel primo tempo a negargli il gol con un grande intervento, qui nulla ha potuto il portiere del Milan, si sblocca il risultato a Frattamaggiore grazie a Ciro Palmieri, classe 2000, cresciuto inizialmente nella Mariano Keller per poi passare al vivaio del Napoli, giocatore anche piuttosto duttile per il modo in cui può essere utilizzato un po' ovunque sul fronte offensivo. Qui autore della zampata che sblocca la partita, ma attenzione perché Napoli non vuole fermarsi, Gaetano cerca Sgarbi che controlla molto bene, poi però viene chiuso, deve rientrare sul destro, conclusione murata da Culotta, poi Bellanova serve il pallone in avanti, si lamentano i giocatori del Milan per un presunto tocco di mano, l'arbitro comunque ferma tutto e sì, decreta punizione per i rossoneri. E vediamo come cambia il match adesso Gianluca, perché chiaramente la partita è stata, ha avuto una svolta con il gol di Palmieri. Vediamo come reagirà il Milan, se riuscirà a essere un po' più incisivo nella sua manovra. Adesso ancora questi continui dialoghi fra Culotta e Ruggeri, tocco di prima intenzione per Brambilla, la palla dentro in verticale a cercare Sala, chiuso da due giocatori avversari, difesa del Napoli ancora molto attenta con Senese che ferma Sala sul rilancio, ancora il Napoli, non aggancia però il pallone Gaetano, il pressing di Palmieri su Ruggeri che è in difficoltà, deve stare molto attento, serve il portiere Soncin, ne esce piuttosto bene il Milan. Sì, se l'è cavata abbastanza bene, anche perché poi il Milan e il Napoli ha allentato la pressione, non ha seguito poi
in questo caso Palmieri, che era andato in pressing e diciamo che ha preferito amministrare il vantaggio e quindi coprire subito lo spazio dietro. Capanni cross verso il secondo palo e l'intervento di D'Andrea sul colpo di testa di Frigerio. Vediamo se c'è stato o no l'intervento da parte del portiere, se soltanto traversa, direi solo traversa. Rivediamo il cross di Capanni, lo stacco di Frigerio. Eh sì, soltanto traversa, non c'è il tocco di D'Andrea. Due volte che vanno sugli esterni, sia una squadra che l'altra, e due volte che vengono delle occasioni importanti, un gol e una traversa, quindi facevo bene io poco prima a dire che bisognava sfruttare in più, entrambe le squadre devono sfruttare un pochino più l'ampiezza, soprattutto il Milan, perché ha un attaccante come Capanni che è sull'esterno in grado sempre di trovare la superiorità numerica, non solo può penetrare o come in questo caso mettere dei palloni davvero invitanti, e l'anno scorso ne ha fatte diverse di queste percussioni, per cui devo dire che sia da un lato che dall'altro le squadre dovrebbero cercare un pochettino più il gioco in ampiezza. Ed ecco il figlio d'arte, Daniel Maldini, ingresso in campo al posto di Bresciadini. Nel frattempo però il Milan perde palla, dalla possibilità al Napoli di tentare questo contropiede, non aggancia Gaetano, un pallone non precisissimo, Barazzetta spazza via, qui ancora il Milan si è esposto a questa ripartenza che poteva essere davvero molto pericolosa. Si lotta su questo pallone a centrocampo, Maldini tocca la palla per la prima volta, riesce in qualche modo a mantenere il possesso, anche se poi il Milan ha troppa fretta e spedisce il pallone direttamente fra le mani del portiere D'Andrea. È pericolosissimo ancora il Napoli, il contropiede. Come avevamo previsto, ti ricordi, dicevamo a fine primo tempo, insomma, l'inizio non sarebbe stata, l'inizio del tempo del secondo non sarebbe stata come la fine della prima frazione di gioco, perché come prevedibile un pochino di spazio l'avversario riesce a sfruttarlo. Adesso sicuramente per il Milan si complicano un pochino le cose, però ripeto, la possibilità c'è, a patto che sfrutti un pochino di più gli esterni, cosa che fino a questo momento i rossoneri hanno fatto poco. 9 gol in 24 presenze lo scorso anno per Daniel Maldini con gli under 17 del Milan, lui che è reduce dall'amichevole della prima squadra con la propria Cenza, in cui gioca il fratello Cristian, quindi un derby familiare per Maldini in quell'occasione durante la sosta per le nazionali. E adesso il Milan ricomincia ancora da Alessio Brambilla, vediamo se cambia qualcosa con l'ingresso di Maldini. Ricordiamo, secondo cambio per Lupi dopo quello obbligato nel primo tempo con la sostituzione di Merletti, rilevato da Ruggeri, che proprio in questo momento appoggia il pallone per Daniel Culotta. Culotta va profondo in direzione di Maldini, con calma Senese di testa sfiora per il portiere D'Andrea. Devo dire che Senese sta facendo veramente una grande partita, ha la sensazione proprio di essere mai preso alla sprovvista, quindi è sempre molto attento, molto preciso nel posizionamento di copertura, e mi sembra che stia guidando la difesa anche oltretutto con un'ottima personalità. Colpo di testa da parte di Palmieri, poi palla che rimane lì, ancora Palmieri fra i giocatori che lottano su questo pallone. Il Milan prova a distendersi allargando il gioco sulla sinistra dove c'è Barazzetta, la sponda di Maldini per la linea difensiva, Ruggeri e poi Culotta, l'appoggio di Frigerio verso destra, palla poi restituita ancora a Frigerio, tocco su Culotta, poi di nuovo Ruggeri che va a cercare la verticalizzazione, taglio dentro di Barazzetta che però non può arrivare su questo pallone. Vediamo se cambia qualcosa anche tatticamente per il Milan, perché Daniel Maldini è più un trequartista che un centrocampista, è uscito Bresciadini, vediamo se cambierà qualcosa a livello anche di modulo. Sì, soprattutto come dicevi tu, avendo delle caratteristiche diverse, al di là del modulo, quello che sicuramente succederà è che la funzione del giocatore appena che ha preso il posto appunto di Bresciadini, ovvero Maldini, possa essere più tra le linee, come dicono gli inglesi, negli half spaces. Anche il Napoli intanto prepara quello che sarà il primo cambio della partita per Barogno, scontro durissimo con Sala che rimane a terra, rimane anche un difensore del Napoli, il calcio di punizione sarà a favore del Milan, fallo commesso da Mezzoni che però anche lui ha subito conseguenze importanti per questo duro scontro, qui lo rivediamo, entrambi a terra. Si è fatto male anche lui, sì, un brutto scontro, anche se sicuramente non c'era cattiveria da parte di entrambi i giocatori coinvolti, però sicuramente l'impatto è stato forte. Adesso il Milan ha sicuramente ancora il tempo per recuperare
e vediamo se riuscirà a trovare un pochino questa superiorità numerica sull'esterno, o perlomeno insomma, la parità per poter tentare qualche duello, qualche uno contro uno per cercare appunto dei traversoni come quello di prima, dove se non sbaglio Brambilla aveva colpito poi la traversa. Ne approfittano anche per un cooling break le due squadre, abbiamo detto fa decisamente caldo quest'oggi qui a Frattamaggiore, il campo viene anche un po' bagnato come necessario che sia per un campo sintetico. Eccolo qui il primo cambio per il Napoli con Vrakas, che sarà il giocatore chiamato a fare il suo ingresso in campo, greco classe 2001, nativo di Jannina, ex PAOK, arrivato lo scorso mese di agosto. Ed eccola qui la sostituzione con l'uscita dal campo da parte di Sgarbi e l'ingresso di Vrakas, che di ruolo è un trequartista. Vedremo anche in questo caso se ci saranno modifiche tattiche nello schieramento del Napoli. Prima però calcio di punizione per il Milan e Daniel Maldini sul punto di battuta per l'esecuzione. Quando siamo giunti al minuto 68, giro di boa del secondo tempo, soltanto un giocatore in barriera per il Napoli. La rincorsa di Maldini, pallone tagliato verso la porta da Andrea, si muove all'ultimo momento ma riesce con la punta delle dita a metterla in calcio d'angolo. Si è fatto trovare pronto, beh, ottimo il tiro di Maldini, però ecco, diciamo che da questa posizione se il portiere si fosse fatto battere avrebbe avuto qualche responsabilità, Calcio d'angolo, bella palla questa. Sì, questa era molto pericolosa. Viene inseguito da Ruggeri sul fronte destro, ancora possibilità per il Milan con Bellanova, attaccato dal neo entrato Vrakas, poi il pallone scaricato all'indietro per Culotta, da Culotta verso Barazzetta. Barazzetta allarga ulteriormente il gioco, Maldini se ne va via sul lato corto dell'area di rigore, le finte di Maldini, mette in mezzo un pallone deviato, il Napoli spazza via. Maldini sta provando con la sua fantasia a cambiare questa partita e ci sta anche riuscendo, perché di fatto poi ha creato quello che noi avevamo detto sarebbe servito per mettere un pochino in difficoltà il Napoli, ovvero eccolo. Attenzione, intanto questa palla, c'è Tonin che ha perso l'attimo buono per calciare, ancora Maldini di testa, ribadisce il pallone al centro verso Tonin, poi il Napoli allontana, Culotta non benissimo con il suo intervento, la scivolata di Ruggeri, poi ancora il Napoli, l'intervento di Barazzetta a fermare tutto, la palla messa fuori, momento in cui però il Milan con l'ingresso di Maldini sta acquisendo vivacità. Sì, come stavamo dicendo prima che appunto ci fermassimo per via di questa mezza occasione, Maldini ha fatto esattamente quello che probabilmente gli ha chiesto il mister Lupi, ovvero quello di cercare una superiorità numerica qui sull'esterno, sulla parte destra della difesa del Napoli, per cercare di creare qualche pallone pericoloso, e ci sta riuscendo fino a questo momento assieme a Capanni, che vediamo adesso appunto va via l'avversario che viene ammonito. E c'è il fallo ai danni di Capanni e il primo cartellino giallo della partita, con il Milan che avrà l'opportunità di battere un calcio di punizione. Perini, il giocatore ammonito dal direttore di gara Fabio Natilla, qui andiamo a rivedere il suo intervento da dietro ai danni di Capanni, sgusciato via in modo sicuramente difficile da seguire per la difesa del Napoli. 20 alla fine più recupero a Frattamaggiore, Milan in svantaggio di un gol dopo la rete firmata da Ciro Palmieri. E adesso calcio di punizione per i rossoneri, sarà affidato probabilmente proprio a Capanni, posizione non molto lontana da quella della punizione precedente, battuta invece da Maldini, cambia esecutore il Milan chiedendo questa volta al numero 11 di battere, due in barriera in questo caso per il Napoli di Paronio. Si attende il fischio del signor Fabio Natilla, lo attende soprattutto Gabriele Capanni, pronto a partire con la sua rincorsa. Anche qui si aspetta qualche istante prima di dare il via alle operazioni. Fischio arbitrale, parte Capanni che va a cercare la porta, deviazione pericolosa, chiedono un tocco di mano ai giocatori del Milan, anche in questo caso non c'è il rigore secondo il signor Natilla, poi colpo di testa, attenzione a Tonin, lo scontro con Manzi, tutto regolare, ancora Tonin tiene in campo il pallone, cerca di accelerare e porta via la sfera però alla difesa del Napoli. Adesso sono i giocatori di Bologna che cercano ancora il contropiede con Sgarbi che va lungo per Palmieri, Barazzetta per poco non si fa da dire dal rimbalzo, poi però subisce il fallo di Palmieri.
Bravo Barazzetta comunque, perché ha fatto tutta la ha fatto tutta la, la, diciamo, attraversato il campo per fare questa copertura. È stato molto bravo, perché Palmieri si infila sempre nello spazio lasciato libero alle spalle. E, insomma, non era semplice questa chiusura. Bravissimo, bravissimo in questo caso Barazzetta. Ah sì, sta disputando un match sicuramente positivo il terzino sinistro del Milan, nativo di Monza, classe 2001, lo scorso anno 19 presenze negli under 17 del Milan con un gol segnato. E adesso rossoneri che ripartono da Brambilla, scambiato con Culotta, poi il tocco in direzione di Sala, ancora Barazzetta, va lungo linea per Maldini, da Maldini ancora per Sala che ha spazio per avanzare in diagonale, il tocco in mezzo, la conclusione di Capanni, Murata, palla ancora buona per il Milan, però Bellanova area di rigore, cerca il fondo, prova la conclusione d'angolo molto difficile e non inquadra lo specchio della porta. Sì, il rovescio della medaglia di avere Barazzetta, e sia Barazzetta che Capanni sul lato sinistro, è quello che, essendo entrambi a piedi invertito, tendono appunto, come dicevo prima, tutti e due a venire dentro, a prendere palla tra le linee Capanni, e comunque insomma a non cercare proprio l'esterno del campo, la linea laterale, e l'esterno basso Barazzetto uguale, insomma, quindi manca un pochino di ampiezza da questo lato. Ora con Maldini si è guadagnato un pochino di vivacità, però è chiaro che non è lo stesso effetto di quando magari Bellanova dalla parte opposta riesce a scendere, come adesso che si è guadagnato, è andato molto vicino a una conclusione importante. Qualche parola di troppo vola fra Palmieri e Bellanova, l'arbitro deve un po' redarguire i due, li chiama a sé ovviamente chiedendo di smetterla con queste chiacchierate, poi va soprattutto da Palmieri che già prima abbiamo visto protestare in modo abbastanza evidente, e ancora colloquio e sgridata da parte dell'arbitro nei confronti del numero 9 del Napoli, autore del gol che decide la partita. Ancora torna il signor Natil a parlare con Palmieri, minacciandolo anche probabilmente qualche serio provvedimento disciplinare. Il gioco può riprendere con il pubblico che rumoreggia dopo questo colloquio fra il direttore di gara e Palmieri. Attenzione a Sgarbi che riceve sul fondo, chiuso da due giocatori avversari, in particolare Culotta, lotta anche Palmieri su questo pallone, l'ultimo a toccare è il Napoli, rimessa dal fondo per il Milan e cartellino giallo che adesso arriva per Palmieri all'ennesima protesta. Come promesso, è stato di parola l'arbitro, l'aveva promesso qualche secondo prima, e Palmieri ragazzo piuttosto sanguigno, insomma, non si è trattenuto, ci tiene molto, insomma, a questa partita, giustamente, essendo anche fino a questo momento il match winner, quindi parecchio carico, ma l'arbitro gli sta ricordando che troppo carichi non va bene, altrimenti lo mandano negli spogliatoi. Adesso vedrà che si calmerà. Dopo un po' di tentativi, alla fine è arrivata la munizione per Palmieri, deviazione di testa da parte di Sgarbi e pallone che il Napoli tiene comunque in gioco, appoggiandolo poi su Mamas, da Mamas all'indietro per Manzi, buono l'anticipo arretrando da parte di Capanni che poi viene servito di nuovo, Mamas cerca di fermarlo, Napoli che ancora spedisce in avanti il pallone, buona giocata da parte di Frigerio, palla messa fuori dallo stesso numero 8 del Milan, rimessa per il Napoli, fa fatica in questa fase Milan a costruire qualcosa di buono e rimane spesso schiacciato da un Napoli che ancora anche dopo il gol continua a essere propositivo nella sua manovra. Sicuramente riescono sempre a trovare il modo di ripartire, di far male, sono molto bravi in questo, anche se tutto sommato poi grossi rischi non ne ha corsi il Milan, però insomma, appunto, sono stati bravissimi a sfruttare quelle poche palle che hanno avuto, e comunque si è verificato quello che ci aspettavamo, una partita un pochino più aperta nel secondo tempo, vero Matteo? Eh sì, assolutamente sì, abbiamo avuto un gol e più gioco nella ripresa rispetto al primo tempo. Adesso il portiere del Milan Soncini va a effettuare il rinvio lungo verso Maldini, anticipato dall'intervento difensivo di Perini, palla fuori, rimessa Milan, due cambi in vista per il Napoli, in un colpo solo esaurirà le sostituzioni a sua disposizione evidentemente il tecnico Baronio. Sono Zedadka e un secondo giocatore pronti a subentrare, mentre Colombo con il numero 21 sta per entrare per il Milan. Classe 2002 Colombo. Sì, quindi un giovanissimo. Il giocatore più giovane in campo fino a questo momento. Mentre per il Napoli si tratta di Zedadka e di Negro con il numero 18 e il numero 22. Due giocatori che il tecnico Baronio sta mettendo in campo.
E allora una mini rivoluzione con tre sostituzioni in un colpo solo. Negro invece è quello più vecchio, che invece è classe 78. E 98 però. Eh sì, un fuori sì. Quota per questa primavera. Messo 7 davanti, lapsus, perché sono io degli anni 70. Mi sentivo così più giovane. No, classe 98 appunto, diciamo negro, mentre 2002 Colombo. E più giovane, più vecchio, dai, in campo da questo momento. Antonio Negro, classe 98 di Marcianise, tornato a Napoli dopo essere stato prestato alla Paganese, al Latina, un giocatore che era cresciuto nel vivaio del Napoli, un grande talento che non è ancora sbocciato del tutto e cerca un po' una sorta di riscatto adesso con questo ritorno a Napoli primavera. Nel frattempo vediamo che è Frigerio, giocatore che per il Milan lascia spazio in campo. Abbiamo visto la sostituzione anche nelle file dei rossoneri con l'ingresso di Colombo con il numero 21. E allora cambi che vengono esauriti da entrambe le parti. Quando siamo giunti al minuto 77, ne mancano 12 e mezzo più recupero alla fine di questa partita, che rimane sull'1-0. E vediamo come questi cambi rivoluzionano la situazione. Soprattutto sarà interessante vedere l'impatto di Negro, attaccante che, come dicevamo prima, cerca riscatto dopo qualche stagione non particolarmente brillante. Qui calcio di punizione per il Napoli. Sì, errore di palleggio di Brambilla, poi dopo giustamente ha fatto fallo anche non troppo, in modo non troppo evidente, per fermare una pericolosa azione offensiva del Napoli. Karim Zedat, che invece è una delle novità stagionali del Napoli primavera, viene dal Nizza, è arrivato quest'estate, francese di origini algerine, classe 2000. Io ho visto Beppe Misso che rimette la palla in campo, collaboratore di Sandro Lupo, ex giocatore anche lui nelle giovani del Milan. Era una promessa. Ancora Napoli intanto con Mamas che recupera questo pallone, lo allarga per Zanoli dal fondo. Zanoli, serie di finte, viene inseguito da Sala che deve intervenire in scivolata per mettere la palla in calcio d'angolo. Prezioso questo calcio d'angolo, in un momento in cui tra l'altro Milan veramente sta faticando a rendersi pericoloso, perché in tutto ciò abbiamo visto Napoli guadagnare campo, guadagnare metri vicino alla porta del Milan, e direi che la quadratura in Napoli per fino a questo momento l'ha trovata per non rischiare. Vrakas pronto per questo calcio d'angolo, colpo di testa di Zedatka, poi il tentativo di inseguire il pallone di Sgarbi che però non riesce a tenerlo in gioco, rimessa dal fondo per il Milan. Ancora Napoli che non gradisce la decisione arbitrale. Non sembrava fuori da qui, però ovviamente avrà visto sicuramente meglio il collaboratore dell'arbitro, che è meglio posizionato rispetto a noi, quindi Milan prova a ripartire, però in questo momento, ripeto, con questi lanci non sarà molto facile avere ragione di un Napoli ben messo in campo. Mamas cerca di superare la retroguardia del Milan, poi c'è il tentativo di inserimento con la palla fermata però al limite dell'area di rigore dalla difesa rossonera. Ancora il Napoli, attenzione al tentativo di affondo adesso con Negro che però non riesce a passare. Il Napoli poi rilancia il pallone in avanti, numero da parte di Maldini che con un sombrero si libera. Bravissimo. Di un giocatore avversario, poi la palla viene smistata verso il centro, c'è l'errore però. Napoli che può allora provare a ripartire con il pallone servito dentro per Negro, palla però leggermente troppo lunga, ci arriva in uscita il portiere Soncini. Sì, il Milan deve ritrovare più... deve trovare più fraseggio, deve trovare più palleggio, perché ripeto, come dicevo prima, questi lanci lunghi non portano da nessuna parte. Deve cercare queste palle per Maldini, assolutamente per un esterno che cerchi l'uno contro uno, perché solo così è possibile creare qualche grattacapo, cosa che per vie centrali onestamente non vedo la soluzione con questo schieramento del Napoli con tre giocatori dietro e tre in mezzo al campo, che crea molta densità nella zona centrale. Calcio di punizione a favore del Milan, Daniel Maldini tra i giocatori vicini al punto di battuta, si allontana Capanni, rimane soltanto Maldini, due in barriera per il Napoli, 9 più recupero alla fine di questa gara valida per la prima giornata del campionato primavera. Pronto a prendere la sua rincorsa Maldini, che parte con il destro, ancora una palla tagliata in mezzo, la difesa del Napoli cerca di metterla fuori, poi allontana Vrakas per la squadra azzurra.
che abbozza da ripartenza, non c'è spazio perché Maldini fa un buon lavoro di contenimento su Negro, gli impedisce di avanzare e quell'ultimo tocco è del 22 del Napoli. Sì, anche perché ha cercato appunto Negro l'appoggio, ma Maldini è stato molto bravo a non darglielo, evidenziando all'arbitro appunto che quello che stava cercando l'attaccante azzurro è, nonostante tutto insomma il Napoli è riuscito a ripartire e eccolo là sulla fascia sinistra nuovamente in pericolo la retroguardia del Milan, che sta un pochino pasticciando in questa fase della partita. Eh sì, serie di batti e ribatti, Milan un po' in affanno adesso, quando mancano 8 minuti alla fine sta facendo fatica su tutti i lati del campo la squadra rossonera, che prova con questo lancio lungo a coinvolgere ancora i giocatori dell'attacco, in particolare Capanni, che deve però di nuovo appoggiarsi sulla linea difensiva, spazio in mezzo per l'avanzamento dei rossoneri con il pallone poi allargato verso Bellanova che lo appoggia all'indietro per Ruggeri, da Ruggeri ancora per Bellanova, pallone morbido calciato verso sinistra. Queste situazioni deve cercare il Milan, assolutamente. Queste. Capanni, serie di finte, attenzione, cerca di entrare in area di rigore, finisce a terra, il contatto minimo, direi che non c'è con Perini, la palla sfila direttamente su. Giusto così, ottima la scelta dell'arbitro, ottimo giudizio dell'arbitro, però queste sono le situazioni che deve andare a creare il Milan sull'esterno, soprattutto a destra dove mi sembra che ci sia più qualità da parte del Milan, perché dalla parte opposta dove c'è Bellanova vedo appunto il difensore del Milan un pochino solo e quindi non vedo altra strada se non quella di cercare appunto qualche triangolazione esterna su quel lato. E allora si ricomincia con il calcio di rinvio da parte del portiere del Napoli, Alessandro D'Andrea, quando mancano 7 minuti alla fine, della squadra azzurra, che attacca ancora, lo spunto sulla destra da parte di Zanoli, fermato però da Ruggeri. Capanni tiene in gioco il pallone e poi lo serve in mezzo. Milan che prova a costruire qualcosa di positivo, anche se negli ultimi minuti si è visto poco da parte della squadra di Alessandro Lupi. Avanza Bellanova di fronte a sé, Vrakas, pallone calciato verso il centro, ma intervento della difesa del Napoli ancora ad allontanare tutto, con palla che poi rimbalza fuori. Milan che rimette in gioco sulla corsia centrale, palla poi allargata verso sinistra, ma c'è l'errore con il pallone intercettato da Negro, che prova a sfruttare questa possibilità per avanzare a destra. Negro ingaggia questa battaglia con Sala, che viene persa dal giocatore del Napoli, rimessa a Milan, parazzetta per Brambilla, il tocco di Brambilla in direzione di Maldini, che allarga, cross in mezzo, palla diretta per Colombo, e Milan si guadagna un calcio d'angolo. Queste sono le situazioni, l'unica è andare sugli esterni. Milan deve intestardirsi, avere un attimo la pazienza di muovere la struttura avversaria da un lato poi dall'altro fino a trovare queste situazioni. Attenzione a questo pallone che viene calciato in mezzo, la sfera supera tutti all'interno dell'area di rigore, palla fuori e rimessa che sarà effettuata dal Napoli quando mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine del match, più recupero. Milan che ci sta provando senza dubbio, lo farà fino alla fine della partita, però l'impressione è che il Napoli sia abbastanza in controllo della situazione, con Roberto Baronio che osserva il match guardando dalla panchina. Intervento arbitrale e rimessa laterale a favore del Milan, il pallone si porta a Barazzetta, ancora il controllo da parte di Negro, suggerimento in avanti, Ruggeri a intercettare tutto, poi Brambilla con la possibilità di alimentare la manovra, tensione a Sala che finisce giù, tutto regolare secondo l'arbitro, il Napoli allontana il pallone tenuto poi in gioco dal portiere Soncin. Attentissimo, direi, mancano pochi minuti, sono 5 di tempo regolamentare se non sbaglio, o poco meno, anzi meno, e non deve avere fretta il Milan nonostante siano pochi minuti, poi c'è un pochino di recupero
Esatto, questa cosa deve cercare sull'esterno e portare il raddoppio di qui, però vedi, senza cercare per forza di sfondare da una parte, devi portare il raddoppio da un lato per poi venire indietro e cercare subito dall'altra parte. Se da un lato c'è il raddoppio, dall'altro manca un giocatore, quindi questo devo fare velocemente e non sta facendo in questa partita. Attenzione, possibilità per il Milan con Maldini, l'imbucata per Colombo! D'Andrea esce con i tempi giusti e salva il risultato, salva il vantaggio del Napoli, deviando il pallone in calcio d'angolo. Che cosa meravigliosa ha fatto Maldini. E adesso spero di rivederla, perché non tanto per commentarla, ma perché volevo apprezzare soprattutto io per primo il gesto, perché guardate, non si vede solo la fase conclusiva. Grande parata anche del portiere D'Andrea, perché va dato merito all'estremo difensore azzurro veramente di un intervento importante, perché un tiro così ravvicinato non è per niente facile da respingere. Eh sì, c'è da dire che entrambi i portieri, sia Soncin che D'Andrea, sono stati i protagonisti, ci hanno fatto vedere ottime cose in questa partita. 3 alla fine più recupero in 2 a battere questo calcio d'angolo per il Milan. A saltare ci sono almeno 5 maglie rossonere, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa che però non porta nessun tipo di danno al portiere D'Andrea, che lascia rimbalzare la sfera fuori. Del resto sulle palle native, come dicevi tu, il Napoli ha quasi sempre avuto un vantaggio, quest'oggi forse per una fisicità un po' superiore. Probabilmente anche per questo fatto è innegabile che su, io credo molto nella, così, nella fisicità come arma in più, il talento vince sempre sul fisico, ma è innegabile che su dei calci piazzati, su delle palle native come quelle, come i calci d'angolo, è normale che ovviamente i centimetri incidono, essendo tutte palle, tutti cross, insomma. Intervento arbitrale, calcio di punizione per il Milan, che deve affrettare i tempi visto che siamo agli sgoccioli. 2 minuti più recupero alla fine del match. Bellanova riceve l'appoggio di Culotta e poi si affida a Mionic in campo con il numero 18, quarto cambio per il Milan. Ricordiamo anche la possibilità quest'anno di effettuare più sostituzioni come novità nel campionato primavera. Capanni dal fondo, lato corto dell'area di rigore, si porta verso il centro e fa partire un insidiosissimo destro. Lui è bravo, quando si trova nell'uno contro uno esterno riesce sempre a trovare la strada, o per il cross o per il tiro, e comunque l'uomo lo dribbla o comunque lo scarta facilmente. E questo doveva fare il Milan già, secondo me, da prima, lo sta facendo troppo tardi. Speriamo per il Milan ovviamente sia ancora in tempo per addrizzare la partita, che peraltro il Napoli fino a questo momento sicuramente sta meritando di vincere, non perché il Milan abbia fatto peggio, ma sicuramente non, fino a questo momento il Napoli non sta rubando niente. Marino con il 16, Casella con il 13, i due cambi ordinati dal tecnico Baronio. Eccole qui le due sostituzioni, con il pubblico che applaude, prova nel complesso sicuramente positiva per la squadra azzurra, soprattutto visti i precedenti dello scorso anno e le difficoltà che ha avuto per tutta la seconda, per tutta la scorsa stagione la squadra partenopea. In campo Antonio Marino, trequartista classe 2000, ex Arci Scampia, arrivato nel 2017. E poi abbiamo detto appunto anche dell'ingresso di Casella con il numero 13, Francesco Casella, difensore che ha giocato lo scorso anno per 6 mesi in prestito al Torino. Milan con Sala che incespica però sul pallone, poi lo appoggia a sinistra, ancora Capanni cerca alla fondo, Capanni prova a girare l'angolo, mette in mezzo un buon pallone, vedi ancora. Nuovamente questa era, Milan ha cercato troppo questa soluzione, che pensa se l'avessero fatto prima con Capanni più lucido, perché adesso stiamo parlando del 90esimo, per cui mi spiace che ci abbiano provato poco. Tra l'altro l'ingresso di Maldini secondo me ha portato diversi benefici sempre sullo stesso lato. Barazzetta, lo scambio, la palla termina fuori, ultimo tocco del Napoli, nuova rimessa laterale per Barazzetta, poi Vrakas alza questo campanile, sempre Barazzetta, lotta con il neo entrato Marino. Nel frattempo 5 minuti di recupero, in effetti le interruzioni sono state numerose in questo secondo tempo, ci sta un recupero piuttosto lungo fra sostituzioni e infortuni. E allora ancora un po' di speranza per il Milan, che avrà ancora 4 minuti e mezzo per provare a rispondere all'1-0 del Napoli. Sono pochi, ma non pochissimi, potrebbero bastare. Il Napoli però in questo momento è in possesso palle, sta difendendo bene il vantaggio senza correre grossi rischi. Qui l'ultimo tocco è rosso-nero, rimessa Napoli allora con il pallone nelle mani fra poco di Zanoli.
pronto a rimetterlo in gioco da Zanoli. Il pallone viene poi servito in avanti, dove c'è il tentativo di Negro di girare intorno a Barazzetta. Nuova rimessa laterale per il Napoli, se ne incarica sempre Zanoli. Scambio, palla di ritorno per Zanoli. Negro, numero di Negro solo davanti al portiere, poi recupera la difesa del Milan. Contatto su Negro giudicato regolare, ha fatto una gran cosa Negro, poi la difesa del Milan ci ha messo una pezza. Bravissimo, sì, ha fatto, è stato molto bravo a difendere la palla col corpo, a mettersi in posizione per tirare, poi con due difensori accanto non è stato facile, hanno un pochino sbilanciato secondo me, però nei termini di regolarità, insomma. La rimessa di Sala per Barazzetta, Milan che ci prova ancora in questo recupero del secondo tempo. Colpo di tacco di Maldini per Colombo, ha cercato un altro preziosismo il figlio d'arte che comunque diverse cose buone ce le ha fatte vedere in questo picchio di partita. Ma da quello che abbiamo visto oggi, poi chiaramente se il mister li vede tutti i giorni, io no, e quindi lo sa lui meglio di noi, però da quello che ho visto oggi sicuramente Maldini ci poteva stare, insomma, nell'undici titolare, e ha sicuramente fatto meglio di molti altri in questa partita. Attenzione! Mionic dentro per Maldini, l'uscita da parte di D'Andrea. Non c'è il rigore che chiedono i giocatori del Milan. Sarà semplicemente rimessa dal fondo. Palla che è terminata fuori, uscita di D'Andrea ancora con la giusta reattività su Daniel Maldini. E ancora il portiere D'Andrea sventa il pericolo. Ho visto alzare il braccio all'arbitro e per un attimo mi è sembrato avesse fischiato addirittura fallo contro, poi adesso probabilmente non aveva alzato il braccio, probabilmente stava semplicemente indicando la direzione, per essere più chiaro, è una rimessa dal fondo, sì. Quindi diciamo che per ultimo ha toccato l'attaccante rossonero. Eh sì, adesso è Soncin che deve liberarsi in fretta del pallone, vista la pressione addosso a lui, colpo di testa e Napoli che ancora spedisce la palla verso la metà campo avversaria, lo stacco di testa da parte di Ruggeri, il contatto, il Milan che ancora ci prova sulla corsia centrale con Mionic che allarga di nuovo Capani, prova la fondo a sinistra, inseguito da triplicato addirittura. Si ferma Capani, poi il cross, pallone colpito di testa, il Napoli che alla fine lo allontana con Casella. Rimessa laterale per il Milan, ancora Barazzetta, forse in finale da parte della squadra di Alessandro Lupi. Pallone poi ancora per ancora Capani. Ancora Capani che... Scatenato Capani, se lo porta verso il centro. Poi la conclusione da parte di Mionic, direttamente fra le mani di D'Andrea. Sì, a volte ha un po' fretta di accentrarsi perché chiede palla e vuole essere partecipe della manovra, però ripeto, dovrebbe avere a volte un pochino più la pazienza e anche la perseveranza di aspettare sull'esterno per poter essere più, ovviamente, più libero di fare le sue azioni, perché chiaramente più verso l'interno vai e più sei a rischio raddoppio e non solo, ecco. Attenzione a Culotta che ha rischiato di regalare un calcio d'angolo agli avversari, poi in qualche modo è riuscito a salvarsi. Adesso il Napoli con questa serie di colpi di testa che mantiene il possesso del pallone. C'è la conclusione dalla distanza con la palla che rimbalza innocua fra le mani del portiere Matteo Soncin. Subito il rinvio lungo di Soncin, 50 secondi alla fine, ultime speranze per il Milan. Colpo di testa verso Capani, anticipato dalla difesa del Napoli. Capani ancora mette pressione sugli avversari che riescono a liberarsi del pallone, però senza problemi. Si ricomincia ancora da Soncin, poi Ruggeri, 35 secondi alla fine, Ruggeri si appoggia su Culotta, tutti in avanti i giocatori del Milan nella speranza di una spizzata o di qualcosa di positivo in questo finale di gara. Da Culotta ancora per Capani, che però viene fermato dalla difesa del Napoli, ancora cercato un po' troppo l'iniziativa individuale. E adesso il Napoli ovviamente tiene palla per far passare questi ultimi 20 secondi, palla giocata in avanti, c'è soltanto Culotta che di testa l'appoggia verso il portiere Soncin, da Soncin per Ruggeri, qua al cronometro l'arbitro Natilla. Ruggeri va in verticale, colpo di testa, il Napoli allontana il pallone, non c'è più tempo, finisce qui a Fratta Maggiore, Napoli 1 Milan 0, decide il gol di Palmieri, un match piuttosto bloccato, sicuramente interessante, sicuramente divertente. Gianluca, la zampata di Palmieri.